The frying oil is one of the elements that are used in the kitchen that causes greater difficulties in the process of waste disposal. It is a liquid with a high polluting power that it can be eliminated either in the sink drain or in the toilet, so it's considered as a dangerous urban waste. Moreover, waste oil isn't organic and biodegradable, so when it is released on the ecosystem carelessly, it creates a tiny film on the surfaces on which it rests, making the sunlight impenetrable and, as a result, suffocates the surrounding environment. In addition, this element, if it reaches the groundwater, even in limited quantities, can make the water contained inside not drinkable and risks irreparably damaging even the purifiers. Il progetto che mostriamo permette di progettare e creare infiniti oggetti in 3D con il riciclo della carta e l'ausilio di una stampante 3D. Ma come? Il riciclo della carta non deve limitarsi alla creazione di nuovi fogli su cui scrivere o confezioni per prodotti, ma può adattarsi alle più svariate tendenze e fantasie creative, ed è più facile di quanto si pensi. Basterà munirsi di una morsa, un frullatore, acqua, del PLA, una stampante 3D per trasformare un pezzo di cartone in qualsiasi forma che puoi immaginare, e creatività. Il processo consiste nel separare la fibra di cellulosa dagli elementi più impuri, mescolando la carta con l'acqua e attraverso l'uso di processi fisici che producano una polpa. Dalla polpa si possono produrre nuove cose separandola dall'acqua, mettendo la polpa all'interno di una garza e stringendo il tutto. Dopo questo passaggio si può inserire la polpa all'interno dello stampo e procedere alla prestatura del tutto. Dopo un giorno si può procedere all'apertura dello stampo. La creazione si presenterà già formata, ma un po' umida, e per questo qui conviene estrarla dallo stampo e poggiarla in luoghi ventilati. L'ultimo passaggio consiste nell'eliminare le parti di scarto, ovvero le parti che sono rimaste tra il pressino e il muro. Al termine di questo processo il nostro oggetto sarà formato. Nell'economia circolare la sostenibilità dell'industria cosmetica non viene esclusa. Infatti già da anni il tema ecocompatibile viene discusso in questo settore. Ci sono quattro metodi per smaltire i trucchi avanzati. Il primo è utilizzare gli asciugamani microfibra lavabili per rimuovere il trucco. Il secondo è usare i barattoli dei cosmetici per altri impieghi. Il terzo è usare cosmetici che possono essere riempiti di nuovo una volta terminati. Il quarto è riutilizzare in modo creativo tutti i prodotti in polvere come blush e ombretti.